alcune degustazioni che faremo sono le ricette di Pino Scaglione, della famiglia di Pino Scaglione, delle zie, della mamma, anche quello ho avuto l'onore di provare, vi assicuro che è vero quello che scrive, e sono un modo per entrare nelle case, nel paesaggio del Mediterraneo, sono un modo per entrare nell'abitare naturale del paesaggio, sono un modo per capire perché la dieta mediterranea, per esempio, come saprete, è un modello nutrizionale molto ecologico che è stata dichiarata patrimonio culturale dell'umanità, dell'UNESCO nel 2010, uno dei pochi casi di riconoscimento dell'UNESCO su un patrimonio che è immateriale, no? Non su una statua, né su un paesaggio, ma sulla dieta mediterranea, che contrariamente a quanto si pensa non è un regime alimentare da dieta, cioè quello che devi mangiare poco, ma riconosce, diciamo, una cultura che è la cultura identitaria mediterranea. La dieta mediterranea coinvolge una serie di abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti le coltivazioni, certamente, i raccolti agricoli, certamente, l'allevamento, la conservazione, i paesaggi, ma il comportamento fondamentale, il motivo per cui è stato dato il riconoscimento, è il mangiare insieme. E trovo che sia molto bello presentare questo libro qui, perché credo che nasca proprio con radici profonde all'interno di queste vicende, di queste storie, di questi sguardi. Io vedo, prima commentavo, vedevo gli occhi di queste ragazze, di questi ragazzi, e rintracciavo una linea, diciamo, genealogica, un DNA che passa per i normanni, per gli arabi, per gli aragonesi, e tutto quello che in realtà sulle nostre facce ha dipinto e lasciato i segni di questi passaggi che sono stati e restano la nostra ricchezza di bellezza, di culture, di incroci, di intrecci, e che spesso sono state anche, diciamo, perse o smarrite o perdute, ma che nel cibo, da qui l'idea di questo libro, per fortuna si sono conservate con una forza ed una, diciamo, capacità evocativa unica, forse perché il cibo, per fortuna, rispetto a tante altre cose, si conserva nel senso migliore del termine, per capacità di tramandarsi da una generazione all'altra attraverso proprio una storia e un testimone che si passa. Il tema della dieta mediterranea, il tema delle case mediterranee, che nel cibo viene ripreso anche come elemento di forza e di identità, e guardate che non a caso io ho messo qualche casa calabrese, quella che appunto vivo d'estate ai Gelsi Rossi, qualche casa siciliana, qualche casa pugliese e addirittura una casa formentera, e sono tutte case accomunate da uno stesso linguaggio, da uno stesso stile, da una stessa cultura, che è quella della luce, che è quella del colore, che è quella dei materiali. Quindi vuol dire che questa cultura mediterranea, che qualcuno dice addirittura essere, tra virgolette, come dire, inventata o diciamo forzata, non è vero, esiste ed è ancora la forza con cui noi riusciamo a mediare la nostra esistenza all'interno di questi luoghi, ed è probabilmente ancora l'elemento che, come dicevo, non solo ci rende riconoscibili, ma continua a perpetuare forme culturali che attraverso diversi elementi e diversi ingredienti, come quelli del cibo, propongono colori, sapori, atmosfere, spazi, luoghi, paesaggi. Ecco, credo che questo sia un elemento importante, e l'ho riportato anche proprio come parametro significativo, come elemento che dà forza a questa riflessione. Quindi, se volete, poi la raccolta di ricette in fondo è una raccolta di ricette semplicissime che si basano su questa esperienza quotidiana di chi si misura tra i fornelli. Mia madre spesso dice: oddio, che faccio oggi? Perché non è facile tutti i giorni cambiare e diciamo modificare la ricetta quotidiana. Ci vuole molta creatività, molta fantasia, molta inventiva, e spesso
in questa cultura passa anche quella cultura che oggi è tornata tanto di moda. Noi abbiamo fatto addirittura una ricerca universitaria, anche quella del riciclo, la pasta che non si butta ma si usa per fare la frittata, la verdura del giorno prima che diventa insieme ad altre cose un piatto prelibato, o messa le patate con i peperoni, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutta una serie di cose che poi, diciamo, insieme raccontano questa forma complessa di esperienze e di significati. E concludo dicendo, leggendo un'ultima parte che mi sembra riassumere in maniera efficace questa riflessione. C'è una parte dedicata all'orto, che c'è perché in realtà sta diventando un'esigenza più che una moda, perché non ne possiamo più di mangiare cibi artefatti o il cui sapore è di tutt'altra maniera, il pomodoro che sa di qualcos'altro e viceversa la mela che sa di altro ancora. Quindi forse il tentativo di tornare a questi sapori è una esigenza di cambiamento di stile, di cambiamento di approccio, di ritrovare quel filone ecologico di cui tanto si parla, ma che appunto forse proprio attraverso questa riscoperta ha un senso ed un significato. Questo primo libro, una sfida collettiva, appunto perché è stata fatta insieme a tante persone, tra i fornelli e il piano della stufa economica, non nasce quindi per celebrare un nuovo e straordinario chef, ma i tanti, anonimi spesso, cuochi, cuoche che dietro ogni fornello danno il meglio di sé, spesso di fronte a pochissimi e semplici ingredienti, con tempi ristretti e pensando a tanto altro che solo una colazione, un pranzo, una cena. L'idea è raccontare, descrivere che un po' ovunque in Italia, come in Calabria, è possibile fondere inventiva con semplicità, riappropriarsi di culture e storie recenti che il cibo tramanda, rinnovarle, sottraendole ad un triste oblio, e far sì che diventino condivise, anche come nuovo, cosciente stile di vita diverso e più consono alla qualità che non alle infinite quantità che rischiano di sommergerci. La Farm Jersey Rossi, un progetto in progress, è il primo dei punti di partenza di un viaggio in Italia che non poteva non avere il Mediterraneo come prima tappa. È un po' la storia, in sintesi, è il racconto tra narrazione e invenzione di questa mia esperienza, che sono stato felicissimo di raccontare e di condividere con voi questa sera. Grazie.